è una vita a metà, nel senso che non so se sono vivo a metà o morto a metà, ecco. E vivo con, io ho una scorta di 7 persone, 2 ruotano e 5 sono con me sempre, 24 ore, 2 auto blindate e cambio spesso casa. Ma in realtà sono state un progressivo modo di far arrivare le minacce. Sono arrivate, soprattutto le minacce serie sono arrivate direttamente ai carabinieri, cioè pentiti che hanno rivelato progetti contro di me. Roberto Saviano schreef over de Napolitaanse maffia, de Camorra. En sindsdien wil die organisatie hem vermoorden. Maar voor het interview dat we met Saviano hebben, wil hij toch even zijn schuilplaats verlaten. Ma io, diciamo, vivo un inferno quotidiano dovuto al mio modo di vivere. La paura non ce l'ho non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché un po' sono abituato a vivere in questa situazione ormai da 3 anni quasi. E quindi penso spesso alla mia morte, questo sì. De Camorra wil Roberto Saviano dood. De man wordt dag en nacht bewaakt. En dat is er niet op verbeterd sinds de verfilming van zijn boek. Gomorra is een film met veel geweld. En laat de brute en meedogenloze kant van de maffia zien. Gomorra è un'organizzazione campana che si differenzia da Cosa Nostra in Sicilia e dall'Andrangheta calabrese, che sono le 3 grandi mafie italiane e tra le più grandi mafie del mondo. De film speelt zich voor een groot stuk af in Scampia, wijk even buiten Napels, de thuisbasis van de Camorra. De beelden in de film beloven niet veel goeds, maar de werkelijkheid is nog erger. Scampia è un'area a nord di Napoli, molto grande. Quell'area è diventata la più grande area di spaccio di droga a cielo aperto del mondo. Perché a cielo aperto, cioè per strada, tu vedi l'intera organizzazione del quartiere come un'organizzazione di spaccio. Quindi persone che vendono di tutto, marijuana, hashish, cocaina, eroina, cobret, pasticche, tutto. Samen met de Italiaanse politie rijden we de wijk binnen. In 2004 brak hier nog een gewelddadige strijd los tussen 2 maffiaklans. De inzet was de controle op de verkoop van drugs. Gevolg 40 doden, alleen al in deze wijk. Centro da Via Ghisleri, lotto SC3, altezza scala I di Imola. Abbiamo rinvenuto della sostanza stupefacente e ci portiamo in ufficio. Santolo Matrone kent de wijk als geen ander. Hij groeide erop en ging later werken voor de Camorra. Santolo is geen doetje, want hij zit al meer dan 15 jaar vast voor moord in deze gevangenis. Com'è la realtà? È il degrado. Te ne accorgi perché comunque già quando scendi strada, il modo in cui le persone già a 10 anni, 8 anni sui motorini a 3, è una mentalità, cioè spazzatura in mezzo alla strada, queste cose proprio che io a volte sento proprio una mancanza di stato. Ondanks zijn straf mag Matrone 45 uur per jaar met verlof. Vandaar dat hij zijn cel in Toscane af en toe kan verlaten. Voor een interview of om een bijrol te spelen in de film. Zijn personage slaat iemand in elkaar. Quelle cose scabrose che fa vedere il film, sì, certamente, del mio passato, cose del mio passato, difficili e brutte. E adesso a distanza di tanti anni, cioè, mi sto rispecchiando in quello che era un qualcosa di brutto che c'era in me. Da ragazzino mi vedevo delle realtà difficili. Dove mi scontravo comunque tutti i giorni, dove le regole erano essere forti. Cioè se diventavi pecora il lupo ti mangiava. Nel senso o subisci o reagisci. Due sono le... Oppure come tantissimi altri ragazzi, che amici miei che adesso hanno attività, lavorano, però hanno fatto delle scelte di allontanarsi da quel posto. Giovani, usci tutti quanti da qua dentro, polizia, forza! Sono da qua dentro, forza!
siccome Scampia è un posto dove ci sono ancora molti tossicodipendenti eroinomani, questi personaggi che si fanno vengono utilizzati come cavie umane. Cioè li prendono, gli danno una dose gratis di cocaina, gliela iniettano, vedono se muore o vive, se sbava, se schiuma, se ha un attacco epilettico, a seconda di come reagisce fanno il taglio migliore. Allora, se sbava e inizia un attacco epilettico bisogna fare un taglio diverso, se sta benissimo il taglio è buono e quindi si può fare. Om de film zo authentiek mogelijk te maken, werkte de regisseur ook met mensen van de straat. En intussen blijkt dat sommige van deze amateurs wel heel authentiek zijn. Er zijn er al 3 opgepakt voor maffiapraktijken. Eén van hen is oom Bernardino. Die zit nu vast voor betrokkenheid bij drugsmokkel en de moord op 6 Afrikanen. A prossima volta che sente tente, coppa persona vostra per tagliare. En begin januari werd ook Giovanni Venosa gearresteerd. Hij maakte zich schuldig aan afpersing. Hij speelt een lokale maffiabaas. Tijdens de opnames van de film was hij het niet altijd eens met de regisseur. De Camorra is aanwezig in heel de Italiaanse maatschappij. Daar is de film het beste bewijs van. Maar de maffia is vooral de meest machtige en dodelijke misdaadorganisatie in heel Europa. E l'organizzazione la Camorra che ha ucciso di più in assoluto in Occidente, intendo soprattutto in Europa. 4.000 morti negli ultimi 30 anni, ha ucciso più delle Brigate Rosse, dell'ETA, più dell'IRA, più del terrorismo islamico in Europa, ovviamente. Saviano wordt al bedreigd sinds 2006. Al 3 jaar lang leeft hij 24 uur op 24 ondergedoken voor de maffia. Io sono molto odiato nel mio paese perché sostengono che io ho diffamato il mio paese. E mi sembra incredibile che non sono accusati coloro che hanno avvelenato questa terra, coloro che hanno ucciso, coloro che monopolizzano l'economia di questa terra. Non sono accusati loro di aver distrutto il Sud Italia, ma vengo accusato io di aver raccontato di loro. Osio, muy bravo.